Ciao e bentrovati su Live Oak Barbecue. Sono Federico e oggi vi parlo del piccolino di casa Napoleon, il Freestyle 365 GT. Quello che vi presentiamo oggi è il modello più piccolo della famiglia Freestyle, appunto dicevamo il 365. La sua area di cottura è 51x45. Nonostante le misure contenute della sua griglia, questo barbecue ospita ben 3 bruciatori per una potenza totale di 12 kW. Le griglie di questo barbecue sono realizzate in ghisa e sotto la griglia appunto troviamo una serie di diffusori a base triangolare di derivazione della linea ROG. Sotto questi diffusori trovano spazio i potentissimi bruciatori in acciaio inox, sempre derivati dalla famiglia ROG. Le barre diffusore di calore, come dicevamo, sono a base triangolare e hanno il delicato compito di rendere omogenea la temperatura all'interno della camera di cottura, restituendo anche l'aroma dei cibi che stiamo preparando. Entrambi i ripiani di questo barbecue, essendo il modello GT, sono richiudibili. Il vassoio di raccolta grassi di questo barbecue è estraibile dalla parte frontale e dà forma ad imbuto per permettere di incanalare il grasso all'interno della vaschetta di raccolta. La vaschetta raccolta grassi è facilmente accessibile dal fianco del barbecue. Il mobile del 365 GT è, diciamo, chiuso, lo sportello non è apribile, ma nonostante questo permette di alloggiare al suo interno una bombola fino a 7,5 kg, accessibile dal retro del barbecue. Le due ruote di dimensioni importanti permettono un facile spostamento del barbecue nel vostro giardino. Quello che vi abbiamo fatto vedere in questo video è il Freestyle 365 GT, il più semplice della gamma, ma della stessa identica dimensione sono disponibili anche il modello SB, dotato di fuoco laterale, e anche il modello SIB, che ha l'infrarosso, prestigio del marchio Napoleon. Come sempre, grazie per aver guardato il nostro video e ci vediamo alla prossima recensione.